Presidente Ardizzone, la finanziaria regionale è partita con il piede sbagliato. Sia la classe politica regionale che anche alcuni partiti all'interno dell'ARS hanno manifestato un po' di fastidio. Soprattutto Forza Italia e Movimento 5 Stelle hanno messo in luce una cosiddetta norma ribattezzata Salva Monterosso. Ecco, lei cosa ci può dire in merito? No, io non entro nel merito delle singole norme. Diciamo che ancora la manovra di bilancio complessiva non c'è, proprio perché manca il bilancio. Quindi noi abbiamo tutta una serie di norme, tra di loro non omogenee, che sono al vaglio degli uffici della Presidenza, chiaramente dell'ARS. Inizieremo, mi auguro, il percorso martedì o mercoledì in commissione, nella speranza che arrivino tutti gli atti, quindi il bilancio, e solo allora ci potremo pronunciare. Adesso siamo alle dichiarazioni di principio e poi non enfatizzerei neanche tante norme. Non lo so, si è parlato ad esempio impropriamente delle norme gettonopoli o anche delle norme che toglierebbero soldi ai teatri. Ancora, guardi, non c'è nulla di certo, anche se il termine che è quello del 30 aprile si sta avvicinando. C'è chiaramente un forte ritardo manifestato da parte del governo regionale. L'ARS farà il suo dovere fino in fondo. Per quanto riguarda invece la situazione di Taormina Arte, la trasformazione di Taormina Arte da consorzio a fondazione, ecco, la finanziaria prevede qualche norma a tal proposito? Guardi, io capisco che c'è in atto una querelle tra gli amministratori locali e la regione siciliana. Abbiamo visto anche una presa di posizione da parte dell'assessore Licalzi, che, a dire il vero, ne ho parlato con lo stesso assessore Licalzi, non mi è sembrata così di avere, non ha mostrato alcuna ritrosia a trovare una soluzione di sintesi che possa salvaguardare Taormina Arte. È chiaro che già da anni si parla della trasformazione in fondazione, ma noi non possiamo pensare, ecco, questo sia chiaro, che la regione possa dispensare somme come una volta, perché le risorse sono finite ovunque. Taormina Arte è un brand che tira, attenti, non può essere perso, ma è chiaro che occorre gestire il denaro pubblico con grande parsimonia. Infine, una domanda, nonostante la carica che ricopre, di carattere politico. Ecco, qual è il futuro dei moderati in Sicilia? Visto che a livello nazionale, per quanto riguarda il centrodestra, c'è una sorta di disorientamento. Ma io credo che i moderati debbano ritrovare una loro ragione d'essere all'interno del sistema politico, che ancora è molto fluido. Io non credo che ci siano certezze e che il quadro politico sia definito, tutt'altro, neanche a sinistra, con un PD obiettivamente in forte crescita, però attenzione a non implodere. Dall'altro lato vediamo nel centrodestra la crescita di Salvini, che probabilmente erode consenso più al Movimento 5 Stelle, cioè vediamo anche un voto di protesta. I moderati debbono ritrovare una loro ragione, indipendentemente dall'uomo che possa impersonare un'azione politica di centro. E questo è il difficile, perché la differenza fra gli estremi è data dal fatto che i moderati si sono sempre caratterizzati nel corso della decennale storia, perché non c'è mai un singolo uomo che tira, ma ci deve essere un'azione, una prospettiva, perché quando ti affidi all'uomo della provvidenza, quando svanisce praticamente il clamore del momento o svanisce l'entusiasmo del momento, finisce anche l'idea che era alla base dell'inizio e della motivazione magari di una di gente, di classe dirigente, ma di semplici elettori cittadini che credevano in un'idea forte.